Il sistema sanitario pistoiese si prepara ad un possibile aumento di casi di Covid. I dati documentano in molte zone del territorio nazionale crescita importante di positivi ed anche in Toscana e in provincia di Pistoia si sono registrati numeri in salita. Attualmente abbiamo a Pistoia nell'ospedale un reparto di 18 posti letto di isolamento e per quanto riguarda la terapia intensiva in questo periodo è spostata sull'ospedale di Prato e ricordo che negli ultimi due mesi e mezzo quattro persone solo della provincia di Pistoia sono andate in ospedale a Prato in rianimazione e di queste tre già sono ritornate al proprio Domicilio. Quindi una situazione abbastanza sotto controllo. di novembre riaprirà il reparto di cure che era stato allestito nel marzo scorso nell'area dell'ex per ospitare i pazienti, risultati positivi al coronavirus ed in fase di dimissione dal San Jacopo. Per quanto riguarda le cure intermedie, in questo momento vengono inviati presso Villa Donatello a Firenze, ma dai primi di novembre il nostro vecchio ceppo sarà in grado intanto di aprire i primi 18 posti letto di cure intermedie che speriamo non debbano servire per il Covid-19, ma invece servono appunto All'ospedale per poter dimettere i pazienti ancora non perfettamente guariti, comunque sia, siamo pronti, ci fosse l'emergenza, anche nel territorio, in questo caso al vecchio ceppo: con le cure intermedie appunto territoriali.